Se non fosse per te crollerebbe il mio cielo. Se non fosse per te sarei niente, lo sai. Perché senza te io non vivo. E mi manca il respiro se tu te ne vai. Quando Pippo Baudo sostiene che il cast del Festival di Sanremo deve essere per forza di cose ecumenico, cioè aperto a ogni tipo di pubblico, quello della prima serata televisiva, quello diciamo più nazionale popolare, ma anche quello più sofisticato, quello che magari frequenta la musica anche nei club o comunque presso certa discografia, dice la cosa giusta. Ecco, a mio giudizio a questa seconda categoria appartiene Sergio Cammariere. Buonasera Sergio. Buonasera a te. Un ritorno al Festival di Sanremo che per te ha significato anche un po' uno sdoganamento dal pubblico. Assolutamente, anche se poi non ha cambiato il mio modo di vivere e di essere, di fare la musica. Ecco, quest'anno tu torni con un brano che ha poco di introversione, perché in fondo c'è un clima brasilero, quindi un clima che in qualche modo fa venire in mente sì la riflessione, ma anche momenti di saudagi e di saudagi, come no? Tutto quello che verrà sarà soltanto positivo. Io non ti lascerò fino a quando vivrò. Tutto quello che un uomo può fare, stavolta per te lo farò.